A good balance between art and commercial film—that's the aim of the Venice International Film Festival, according to the festival's director Alberto Barbera in an exclusive interview with Xinhua. According to Barbera, Venice has charted a different course from other film festivals. Naturalmente Venezia è a festival diverso da tutti gli altri, diverso soprattutto da Toronto. Toronto. È una, grande, una specie di grande supermercato del cinema con 300-400 titoli fra lungometraggi e cortometraggi. Facciamo un lavoro sulla qualità dei film, e non sulla quantità. L'idea è di offrire comunque anche all'interno di una selezione così ridotta la rappresentazione la più ampia possibile del cinema contemporaneo. Yeti that the commercial side of a film festival is also essential. For this reason, the Fennis Film Market was created a few years ago. Avevamo una bella rappresentanza di registi, attori, autori, ma non c'era più, più il côté, l'aspetto business che è fondamentale. Creando un mercato, uno spazio dedicato ai professionisti del cinema, abbiamo anche convinto molti operatori commerciali a tornare a Venezia. E questo sicuramente è servito a rivitalizzare il festival. Ma allo stesso tempo ha detto a Chinois che la balanza tra l'arte e film commerciali è L'equilibrio tra grandi film commerciali e invece il cinema d'autore lo si trova selezionando le opere giuste. Anche nel cinema commerciale si trovano film dietro i quali c'è un autore, c'è un regista, c'è un pensiero, c'è la capacità di confrontarsi con i codici del genere ma anche di innovare, di introdurre elementi originali. The 72nd edition of the Venice International Film Festival runs until September 12th. It's being held on the island of Lido, with 21 films competing for the top prize The Golden Lion.